risposta. Ah, ecco, sì. Vedi, in qualche modo. Ma insomma, Francesco Grillo, anche diciamo in collegandoci al libro che hai scritto Lezioni cinesi, come l'Europa può uscire dalla crisi. Diciamo, c'è una lezione dell'economia cinese così in grande espansione? Ma sicuramente quella legata alla questione delle Olimpiadi. Pechino è la prima città del mondo che ospita sia le Olimpiadi estive che le Olimpiadi invernali, tra l'altro in una zona desertica, no? Perché Pechino è una zona arida e quindi dovranno inventarsi le montagne dove fare, sì, fare lo sci. Beh, non è la prima volta che si inventano le montagne, anche le montagne, è successo anche in altre zone. La lezione in un numero, no? In un dato economico, è la Cina dal 1989, gli eventi tragici di Tiananmen, investe ogni anno il 40% del prodotto interno lordo in investimenti, quindi in futuro. Tutti i paesi europei, anche la Germania, sono al di sotto del 20%. Quindi c'è proprio un atteggiamento mentale fortissimamente sbilanciato al futuro. La Cina spende in educazione il doppio di quello che spende l'Italia, sempre in ragione del prodotto interno lordo. E i ragazzi cinesi sono al secondo posto nel mondo, dopo Singapore, per competenze matematiche. Gli studenti americani sono al terzultimo posto tra i paesi OECD. Quindi c'è questo fortissimo investimento sul futuro, sull'educazione, che credo sia la lezione più importante, il segreto più importante della Cina. Anche nel calcio, anche nel calcio l'attenzione, non a caso Lippi è per la terza volta che comincia un'avventura. Sì, no, Lippi perché poi i cinesi, oltre ad avere visione di futuro, hanno memoria storica e quindi sono andati la Cina è riuscita a immagazzinare così tante risorse, tanto che ci presta soldi, non solo a noi, ma a tutto l'Inter il mondo che ne ha bisogno, facendo anche molto. Una proprietà cinese è molto ambiziosa. Il Milan l'ha avuta. Una cosa che Xi Jinping, tra l'altro, è. Volevo dire che noi occidentali possiamo dimenticare il fatto che loro hanno stabilito tutta questa crescita facendo un sacco di dumping sociale, istituendo e vincendo su quello, imponendo regole nel mondo del lavoro che al ribasso, concorrenza al ribasso, alla quale purtroppo noi ci stiamo adeguando. E adesso sono i nuovi player globali. Certo, noi firmiamo gli accordi. In Cina sia molto più rapido convertire le scelte economiche laddove nei paesi occidentali di democrazia compiuta i processi sono più lenti perché c'è bisogno. Allora, in Cina fanno presto, decidono e fanno. Quando si parla di Cina ci sono i detrattori a prescindere gli adulatori. No, quindi era vero, a proposito di questo, se era vero che adesso i sindacati cominciano a farsi sentire in Cina. Probabilmente c'è una Cina divisa in due. No, però una parte però, povera, ma una parte però che aggiungo a questo elemento ci sono un paio di leggende metropolitane su questa roba. La Cina, per esempio, non dipende dalle esportazioni tanto quanto si dice, anche perché c'è un paese di 1.400.000.000 di consumatori, esportano il 13% del prodotto interno lordo, l'Italia di povertà esporta estrema. Il 35%. Dico soltanto, hanno portato fuori dalla povertà 700.000.000 di persone, hanno contribuito due terzi alla riduzione della povertà. Certo. Un cinese oggi ha una vita media, questo è un dato molto più importante dell'economia, no? Perché l'economia sono numeri falsificabili, mistificabili. Un cinese oggi ha una speranza di vita media superiore a quella di un americano, nonostante il fatto che in America si spende 16 volte di più. Allora, questo a proposito del dumping. Dico semplicemente che il paese in questo momento più interessante del mondo da studiare, perché pone delle questioni alla liberal democrazia molto 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 importanti, perché è un paese che non conosce le elezioni politiche, è un paese governato da un partito comunista, quindi io da liberista convinto dico il paese più interessante. Luca De Carolis, non ti vedo interessato all'espansione cinese. Un comunismo diverso con lo cinese, per la proprietà cinese, quindi insomma di un po' di parte diciamo, no? Notavo, come dire, è un paese diciamo. No, mi ha sempre molto colpito, ultimamente, voi ne sapete forse più di me, che il fatto che per esempio la Cina si stia comprando di fatto un continente come l'Africa, per esempio, se ne è parlato anche recentemente, l'espansione di questo grande gigante. Come dire, la Cina sembra il paese degli eccessi
come dire, lo dico da osservatore esterno che non ha la competenza tecnica del nostro amico, pesi degli eccessi verso l'alto e verso il basso, quindi non so se si riuscirà a trovare nel corso degli anni, se stia cercando un equilibrio tra questi eccessi, se, se un paese del genere possa trovare un equilibrio, un continente del genere, perché poi la Cina... Di sicuro una sola cosa, dal 1989 ad oggi abbiamo avuto un paese con una sola superpotenza, oggi siamo entrati in, in una nuova era in cui ci sarà di nuovo una dialettica e forse uno scontro tra due paesi completamente diversi, sia dal punto di vista della struttura economica, sia dal punto di vista dell'ideologia. Questa guerra sui dazi che c'è stata... Allora, io prevedo, ma insomma, poi non voglio spingermi oltre, che anche qui all'Inenotte avremo modo di parlare molto della Cina, da qui a qualche mese, poi... Casomai diremo qualcosa di più, ma facciamo una cosa, intanto che aspettando stasera...